Diamo spazio al nostro ospite perché, così, il titolo potrebbe essere, e mi piace sempre parafrasare, anche i pensionati nel loro piccolo si incazzano. Potrebbe andare bene? Buongiorno a Daniele Gazzoli, segretario della segretario Lombardia di SPI-CGIL, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Direi che nel piccolo anche i pensionati si incazzano, ci può stare a pennello rispetto alla manifestazione di oggi. Perché oggi si scende in piazza e non sì, posso fare la battuta e non a vedere i cantieri, ma a fare che cosa? No, oggi abbandoniamo la versione Umarella e ci mettiamo in versione manifestanti. Lo facciamo in piazza San Babila questa mattina alle 9:30. L'iniziativa regionale della Lombardia rientra dentro una mobilitazione più ampia che in questi giorni, dal 28 al 31 ottobre, sta vedendo in tutte le regioni italiane una manifestazione da parte dei pensionati, con ovviamente al centro i temi, gli argomenti e le nostre richieste, le nostre rivendicazioni che facciamo in primis al governo, in quanto nella legge di stabilità che si sta varando in Parlamento speriamo possano trovare risposte a queste richieste, che sono risposte contingenti ed urgenti. Ecco, quali sono soprattutto i vostri desiderati, o meglio le vostre rivendicazioni, perché sono abbastanza interessanti, non sono, mi viene da dire, non sono neanche sempre le solite come si potrebbe pensare. No, noi proviamo a mettere al centro ovviamente dentro una mobilitazione più ampia che guarda anche ai temi del lavoro, perché ci ricordiamo ancora bene di quando si stava al lavoro e di quanto sia importante un lavoro dignitoso, sicuro, ben retribuito, diciamo così. Ma oggi mettiamo al centro, come dicevo prima, le rivendicazioni specifiche dei pensionati. Abbiamo usato uno slogan, crediamo anche forte, ma che rende bene il senso, e che è: il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha. Perché noi nelle rivendicazioni che facciamo partiamo dal tema di una piena rivalutazione e mantenimento del potere d'acquisto per i pensionati, che negli ultimi anni troppo spesso le pensioni sono state utilizzate come bancomat per prelevare dei soldi e utilizzarli per fare altro. Crediamo invece che chi ha lavorato una vita debba continuare ad avere la possibilità di avere una pensione dignitosa. Il secondo pilastro di questa nostra iniziativa è il tema della sanità. Ovviamente la sanità è importante per tutti in tutte le fasi della vita, ma per chi ha qualche anno in più o un po' meno giovane, evidentemente il tema della sanità diventa ancora più rilevante. Chiediamo una sanità pubblica, universale, in cui le liste d'attesa, problema che in Lombardia purtroppo conosciamo molto bene, sono troppo lunghe, parliamo di mesi, in alcuni casi più di un anno per alcune visite, e sono troppe le persone, anche nella ricca Lombardia, che rinunciano a curarsi o che non trovano un medico di medicina generale che se li prenda in carico. Il terzo delle quattro colonne è il tema del fisco. Chiediamo un fisco equo, che redistribuisca le risorse a chi le tasse le paga fino all'ultimo centesimo, in particolare pensionati e lavoratori dipendenti. E su questo versante, anche se è un problema spinoso e complicato, il tema della lotta all'evasione fiscale dovrebbe essere per noi centrale. Ultimo, ma non per importanza, chiediamo il finanziamento di una legge importante che in questo paese c'è già, che è quella sulla non autosufficienza, che ha bisogno però di essere contenuta, riempita in particolare di contenuti e di risorse, perché quelle risorse sono necessarie a fare sì che chi vive il dramma umano di avere una persona non autosufficiente in famiglia, e non parliamo solo di anziani, non debba anche avere la beffa dal punto di vista economico. Anzi, ecco, questi quattro sono i quattro tardi. Segretario, mi viene a dire, anzi, giustamente detto, quando qualcuno magari ha questo problema di avere una persona non autosufficiente in casa, e non parliamo solo di anziani, anzi, a volte è l'anziano che magari diventa anche caregiver, diciamo all'americana, di la persona magari non autosufficiente, cioè è un lavoro, poi diventa quello. Infatti c'è un passaggio nel vostro comunicato stampa che mi è piaciuto molto, dove dite anche appunto che c'è questo lavoro che appunto non è retribuito in quanto pensionati, ma che è quello che riguarda appunto il welfare familiare e il volontariato, che quindi bisogna anche salvaguardare, diciamo, il pensionato in quanto anche comunque ancora attore sociale della nostra società, del nostro sistema. Assolutamente sì, nel senso, è un punto a cui teniamo molto, perché spesso si prova a dipingere
la figura dei pensionati come dei privilegiati che hanno delle pensioni medio-alte, che si godono la vita. Al netto che non ci sarebbe nulla di male godersi la vita dopo oltre 40 anni di lavoro, e ci mancherebbe altro. Non bisogna sentirsi in colpa per quello. No, esattamente. Ma soprattutto quello che sottolineavi tu rispetto al tema, i pensionati spesso si sostituiscono laddove non arriva lo Stato. Pensiamo a tutto il tema dell'assistenza che ricordavamo prima alle persone magari non autosufficiente, o semplicemente alla cura dei nipoti laddove non ci sono gli asili nidi, laddove gli asili nido sono diventati proibitivi da un punto di vista dei costi e i nonni o i genitori intervengono, aiutano e supportano le famiglie. I pensionati sono quelli che tengono vive le comunità, spesso le tengono legate tra di loro, le fanno sentire appunto comunità e svolgono quello straordinario di lavoro di volontariato. E proprio per queste ragioni, siccome vogliamo continuare a farlo per la nostra dignità, per quella delle future generazioni, oggi chiediamo a tutti quanti di venire in piazza con noi a manifestare e a chiedere che questo possa continuare ad essere fatto. E allora, segretario, ci dia bene la faccia l'appello proprio in questo momento, faccia il comunicato, l'appello vero per dirci come e quando venire in piazza questa mattina. Allora, noi vi aspettiamo tutti questa mattina alle 9:30, dalle 9:30 in piazza San Babila a Milano, per, ripeto, ribadire che i pensionati dopo una vita di lavoro hanno il diritto di poter continuare a farla e hanno il diritto di chiedere pensioni adeguate, una sanità pubblica universale, un fisco equo e una legge sulla non autosufficienza. Per tutte queste ragioni vi aspettiamo in piazza San Babila alle 9:30 questa mattina. E allora grazie mille a Daniele Gazzoli, segretario generale dello CGIL della Lombardia, ci faccia sapere poi come va, e comunque siamo dalla parte dei pensionati, anche solo, guardi, le dico la verità, solo anche per tanta invidia, perché comunque ci piacerebbe anche noi un giorno finalmente poter andare in pensione anche noi, quindi insomma anche solo per quello c'è tanta stima. Vi aspettiamo e saremo ben felici di accogliervi nel mondo dei pensionati. Che bel augurio, questo me lo tatuo addosso. Grazie mille, segretario, buona manifestazione. Di nuovo, buona giornata. Grazie. Noi andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui fra poco, sempre con Good Morning Milano.